contingenti di truppe inglesi e francesi si imbarcano per ignota destinazione. Il mistero durerà poco. Il 30 ottobre l'attenzione del mondo, che segue ansiosamente l'eroica lotta del popolo ungherese, viene clamorosamente distratta dall'ultimatum inviato ai governi del Cairo e di Tel Aviv per l'immediata cessazione del conflitto esploso 24 ore prima. Nasser lo respinge. Inghilterra e Francia decidono di occupare precauzionalmente il canale di Suez. In tal modo la situazione del Medio Oriente prende a scivolare su una china estremamente pericolosa. Intanto a Napoli è ferma la Santa Fe, un piroscafo argentino che aveva imbarcato a Marsiglia 800 ebrei, che sembra intendessero arruolarsi sotto la bandiera di Israele. Il comandante, apprese le notizie sul precipitare degli eventi, decide di interrompere il viaggio e chiede istruzioni al suo governo. Gli stranieri residenti in Egitto vengono invitati a lasciare il paese ed ecco giungere a Napoli l'ex Socorda, con a bordo 297 cittadini statunitensi. Si trovava in navigazione nel Mediterraneo quando ricevette l'ordine dal comandante della sesta flotta statunitense di dirottare su Alessandria per imbarcarvi un gruppo di connazionali. L'ambasciatore Luce si è recato a Napoli per predisporre le misure per il loro momentaneo soggiorno in Italia.